massimo di 10 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti. Vi ascoltiamo. Se non vi sono obiezioni, l'audizione sarà trasmessa mediante l'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché mediante trasmissione televisiva sui canali web, YouTube e satellitare del Senato della Repubblica. Hanno chiesto di intervenire entrambi gli auditi e quindi iniziamo con l'intervento del dottor Catitti. Grazie mille, grazie Presidente, senatori e senatrici. Ringraziamo la Commissione a nome di Save the Children Italia per l'opportunità che ci avete dato di contribuire al dibattito su questa proposta di legge, che tema dei temi molto importanti per l'educazione e la crescita degli studenti e delle studentesse. E sono questioni a cui la nostra organizzazione dedica una costante attenzione. Save the Children opera da oltre 100 anni al fianco di bambine e bambini e adolescenti in 120 paesi del mondo, tra cui c'è l'Italia, promuovendo e tutelando il loro diritto alla salute, all'educazione e alla protezione. In Italia operiamo in territori particolarmente deprivati con progetti dedicati e in centinaia di scuole, contrastando la dispersione scolastica, sostenendo una didattica inclusiva e partecipativa e promuovendo il recupero degli apprendimenti e l'educazione digitale. Tra i nostri obiettivi vi è quello di favorire il protagonismo dei minori, coinvolgendo l'intera comunità educante nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i progetti che abbiamo sino ad ora realizzato, segnalo Fuori Classe in Movimento, che è una rete di 250 scuole impegnate nella prevenzione della dispersione scolastica attraverso il protagonismo giovanile. C'è poi Arcipelago Educativo, un intervento di contrasto del fenomeno del cosiddetto Summer Learning Loss, che è la perdita di apprendimenti durante la chiusura estiva, che può colpire in particolare gli studenti in condizioni di svantaggio, attraverso l'apertura delle scuole nel periodo estivo. C'è poi Volontari per l'Educazione, che grazie al coinvolgimento di volontari e volontarie sostiene gli studenti a rischio attraverso tutoraggi online per il recupero degli apprendimenti. Siamo inoltre presenti in territori particolarmente deprivati con i punti luce, che sono presidi socio-educativi rivolti alla fascia d'età 6-17 anni. Save the Children considera l'intervento in questo campo anche uno strumento di contrasto e riduzione delle disuguaglianze, che ancora oggi impattano sulle opportunità educative di crescita e di sviluppo dei minori. La scuola è uno dei luoghi nevralgici della vita quotidiana di bambine e bambini. Ed è proprio agendo sulle diverse dimensioni che si possono raggiungere risultati su larga scala, ampliando la possibilità dei minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Il nostro lavoro mette al centro uno dei luoghi nevralgici della vita quotidiana di bambine e bambini. È infatti agendo sulla scuola, nelle sue varie dimensioni, che si possono raggiungere risultati su larga scala per la riduzione delle disuguaglianze, che ancora oggi colpiscono le opportunità di crescita e di sviluppo dei minori. È altrettanto importante la necessità di instaurare un patto educativo che coinvolga tutta la comunità e che quindi l'investimento educativo sia condiviso da famiglia, scuola e territorio. E lascio adesso la parola al collega per un approfondimento sul provvedimento. Grazie. Grazie Marco, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, torno un secondo sul progetto Fuori Classe in Movimento perché all'interno di questa progettualità abbiamo sviluppato meglio, abbiamo facilitato 10 diversi patti educativi di comunità, dalle periferie alle grandi metropoli e alle città di provincia. Questo ci ha dato una dimensione anche per capire come migliorare l'efficacia del patto educativo di comunità. Ne abbiamo fatto ad Aprilia, a Cagliari, a Cerignola, a Messina, a Milano, a Napoli, a Noci, a Reggio Calabria, ma anche a Roma e a Torino. E da un lato abbiamo, diciamo, favorito, accentuato le buone pratiche tra docenti e dirigenti scolastici, quindi anche queste diciamo, attività c'è stato, diciamo, un percorso anche di scambio, no? Tra le varie città e questo è stato abbastanza produttivo. E inoltre abbiamo ovviamente, sempre nella cornice dei patti educativi di comunità, cercato di stimolare anche le istituzioni del territorio, anche attraverso la promozione di alcuni tavoli, territoriali di comunità. Soprattutto una cosa che abbiamo messo al centro è stato quello del protagonismo e la partecipazione degli studenti e studentesse. E qui vengo un po' alle proposte anche che potrebbero migliorare il presente disegno di legge.
Ci siamo resi conto che appunto nel disegno di legge ci sono diverse figure specifiche previste nel fondo. Giustissimo tutto, c'è cioè, diciamo, quello che noi chiamiamo un'equipe multidisciplinare, quindi figure oltre ai docenti che si occupano di diverse attività. Una cosa però che abbiamo visto che è molto importante, che forse manca nella proposta di legge, è quella di prevedere una figura tecnica che riesca a facilitare le diverse fasi di consultazione all'interno del patto educativo di comunità, cioè un facilitatore, un project manager che riesca a ovviamente dalle cose più, diciamo, più base come convocare le riunioni e stimolare la partecipazione a quello che appunto segue tutto l'idea del progetto. Ecco, questa è una figura che andrebbe, diciamo, messa insieme agli altre figure specifiche di riferimento. Inoltre, un'altra cosa che abbiamo visto che funziona tanto per rendere efficaci veramente i patti educativi di comunità è il coinvolgimento in tutte le fasi anche degli studenti e delle studentesse. La legge italiana prevede diverse forme di partecipazione nella scuola secondaria soprattutto, e quindi diciamo il luogo dove stimolare la partecipazione studenti e studentesse già c'è, e se questo può portare a migliorare in tutte le sue fasi i patti educativi di comunità, sarebbe meglio. Anche nella fase finale, ad esempio nell'articolo 1, il comma 4, c'è anche la parte legata alla valutazione finale dell'efficacia progettuale, e anche in questa fase andrebbero consultati e sentiti gli studenti e le studentesse. Su questo, se volete, abbiamo recente scritto un documento proprio sui patti educativi di comunità e come l'abbiamo sviluppato in queste, diciamo, 10 città a livello sperimentale. Possiamo dare ulteriori approfondimenti anche per iscritto alla commissione. Grazie. Grazie, sono conclusi allora gli interventi e gli auditi. Se ci sono domande, la senatrice D'Elia interviene. Sì, volevo solo ringraziare e volevo chiedere appunto sia sulla figura in qualche modo del coordinatore o del referente del patto territoriale che sul coinvolgimento degli studenti, ma visto che avete proprio un documento più vasto sui patti territoriali, perché noi con oggi finiamo le audizioni, quindi andremo in discussione generale e poi metteremo un termine per gli emendamenti, insomma, al testo. Quindi sarebbe importante avere un contributo scritto. Glielo Grazie. mandiamo, glielo mandiamo certamente, sì, magari con un focus specifico sui modelli partecipativi di studenti e studentesse da un lato, e anche sulla figura di quello che noi chiamiamo facilitatore, però ecco, ci siamo capiti, è una specie di project manager che cura tutto il design del patto educativo. Grazie. Anche la senatrice Aloisio vuole intervenire, sì. Volevo soprattutto ringraziare il relatore ed è molto importante che ci mandino la relazione, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della figura dei facilitatori, in modo tale da approfondire e dare la possibilità di perfezionare quindi il disegno di legge. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora se non ci sono altri interventi né richiesta da parte degli auditi, allora invito a far pervenire eventuale documentazione integrativa dell'intervento svolto che sarà pubblicata nella pagina web della Commissione. E vi ringrazio e saluto gli auditi e c'è una breve sospensione ora per adempimenti tecnici per l'avvio delle successive audizioni. Grazie. Grazie mille.